Allora, scusate per la qualità magari un po' pessima della registrazione, ma il mio amoroso si è portato via tutte le macchine fotografiche che abbiamo in casa, lasciandomi sprovvista, quindi non ho potuto registrare con nient'altro se non col cellulare, forse meno male che c'era il cellulare. Quindi spero che comunque riusciate a vedere bene tutte le cose che vi faccio vedere. A me è piaciuto molto fare l'altro video che ho fatto dei prodotti finiti di quel tag con Miss Pony Pop, che aveva fatto Miss Mori Pop, ovvero Marlene, che saluto. E siccome comunque mi piace molto vedere i video dei prodotti finiti delle altre ragazze, ho pensato di farlo, di continuare a farli anch'io appunto questi video dei prodotti finiti, perché li trovo anche comunque abbastanza utili. Quindi niente, ho cominciato, mi sono data un freno, diciamo, nel comprare le cose. Mi sono detta, finisci le cose che hai cominciato, perché sennò tra un po' in bagno non ci si entra più da tutte le cose che ci sono. Quindi, vabbè, in sostanza ho deciso appunto di finire un bel po' di cosine prima di comprarne delle altre e ne ho finite un bel po' e ve le ho messe da parte per farvele vedere. Allora, vado un po' a random perché comunque ci sono cose varie, sempre di bellezza, comunque di beauty. Ho finito queste salviettine struccanti della Licia per pelli normali con latte detergente all'aloe vera. Latte detergente all'aloe vera e acqua di rosa. Erano 64 salviettine, 64 pezzi che praticamente avevano da un lato il micro rilievo che struccava bene, dice un lato con micro rilievi che strucca in profondità e l'altro lato che era più liscio e deterge delicatamente. Allora, le ho trovate abbastanza buone, comunque mi è piaciuto il fatto che ci fosse questo pacco convenienza, diciamo, tutti questi pezzi in una botta sola. Infatti mi sono durati un casino e soltanto verso la fine le ho trovate magari un pochino più secchine, però devo dire che quasi fino alle ultime 5-6 hanno resistito bene, erano sempre belle umidificate. Non mi ricordo quanto le ho pagate perché le ho prese un sacco di tempo fa, però appunto mi sono durate un casino. Poi ho finito due deodoranti, questi qua, questo della Somatoline che ho preso in farmacia e questo della Dove. Questo della Somatoline che è un deodorante per ipersudorazione, senza alcol ipoallergenico, testato clinicamente, l'ho pagato un sacco, questo mi ricordo, l'ho pagato sui 13 euro, però era un periodo che avevo una sudorazione piuttosto acidognola. E quindi ho deciso di andare a comprare il deodorante in farmacia perché insomma non potevo andare in giro a puzzare, ma mi sembrava il caso. E appunto ho preso questo, che l'ho pagato sui 13 euro, mi ricordo, e però devo dire che comunque faceva benissimo il suo lavoro, infatti mi ha risolto il problema, almeno per quel periodo che l'ho usato. L'unica cosa è che è durato praticamente zero, cioè nel giro di un paio di settimane, forse neanche, l'ho finito, proprio pochissimo ha durato. Poi ripeto questo deodorante della Dove che è quello al melograno della linea Go Fresh, sì. L'avevo preso per andare in America, comunque mi è durato fino adesso, anche se l'ho alternato con altri deodoranti. Non è malvagio, la profumazione è abbastanza buona, non è, cioè, di solito mi sono sempre trovata benissimo con i deodoranti della Dove, anche se so che non sono proprio buoni come inci. Questo però non mi ha fatto impazzire come, diciamo, come copertura della sudorazione, ecco. Però aveva un profumo abbastanza buono, una durata così così. Ho finito poi questa crema corpo della Bottega Verde per rassodante elasticizzante con chigella africana, non so se riuscite a vederlo. È fatta così. Aveva dentro 250 ml con scadenza 12 mesi, l'ho finita in qualche mesetto comunque. La profumazione non mi ha fatto impazzire, dico la verità, è una profumazione floreale, io non adoro le profumazioni floreali, ma sì, niente di che, insomma, non ho notato particolari cambiamenti, anche se in linea generale devo dire che da quando sto utilizzando queste creme rassodanti tonificanti anche di altre varie marche, le sto utilizzando più assiduamente, diciamo. Trovo che la mia pelle sia molto più tonica, molto più elastica, appunto rassodata, tonificata, cioè le azioni che dicono di fare queste creme le fanno, però bisogna avere comunque una costanza, infatti questa la usavo praticamente tutti i giorni e ripeto, non ho notato particolari cambiamenti, però non ho neanche notato particolari cedimenti, quindi.
andava benissimo comunque per quello che l'ho pagata, l'ho presa in sconto, come tutti i prodotti Bottega Verde che compro io, li compro sempre in sconto. Ho finito per quello che riguarda i capelli, questa mega mascherona per i capelli, degenerante, impacco ammorbidente per capelli secchi e trattati al burro di karité, di quella marca lì che si chiama Mil Mil, questa marca qui. Aveva 500 ml di prodotto, l'avevo presa in una super offerta risparmio casa, mi ricordo. E l'avevo pagata 1,99 ed ero felicissima del fatto di averlo pagata così poco. Aveva un profumo buonissimo, però devo dire che, vabbè, oltre a metterci una vita a finirla, perché io ho i capelli corti, sono riuscita a finirla, però non mi ha fatto impazzire perché era molto molto anacquata come maschera e aveva un profumo molto molto buono. Cioè, rendeva i capelli belli morbidi nel momento in cui la si metteva, li pettinavi sotto la doccia, li sciacquavi, sembravano belli morbidi. Poi in realtà una volta che li asciugavi, insomma, l'effetto era quello che era. Comunque, profumo buono, l'unica cosa positiva di questa. Ho finito poi questo scrub per il corpo di questa marca qui, spero che la vediate, che si chiama Bie alla camomilla, no scusate, menta acquatica estratti di loto, esfoliante rinnovatore, rinnovante, boh. Questa è una linea che si trova, è una linea di prodotti che si trova all'LD. Questa marca si trova all'LD. Allora, cioè, l'avevo pagata pochissimo, non mi ricordo quanto, ma l'ho pagata sicuramente pochissimo. 150 ml, aveva un profumo abbastanza buono, però come scrub corpo, insomma, niente di particolare, niente di che. Non è che lasciasse la pelle particolarmente morbida, cioè, vale quello che costa. Ho finito poi questa cremina della Garnier Pure Active che avevo preso quest'estate. È un 40 ml di prodotto, praticamente è anti-imperfezioni 24 ore. Non so, è scritto in francese, non è che si capisca tanto. Crema idratante, ho trovato l'italiano. Crema idratante 24 ore, anti-imperfezioni, 5 azioni specifiche contro le imperfezioni. Allora, l'avevo presa quest'estate per vedere di opacizzarmi un pochino perché la mia pelle era particolarmente grassa e sta diventando particolarmente grassa in questo ultimo periodo, cosa che io non ho quasi mai avuto in tutta la mia vita, non so. Si vede che facendo più pulizia del viso rispetto a tanti anni fa, magari la mia pelle sta cambiando, non lo so. Comunque, l'avevo presa quest'estate perché l'avevo trovata in offerta al Carrefour, mi pare. Mi è piaciuta tantissimo perché per l'estate era una figata perché rinfrescava da morire il viso. E lasciava la pelle molto pulita, cioè lasciava la pelle con una sensazione di pulito, opaco, non lucido, insomma mi è piaciuta veramente veramente tanto. Ho finito questi due mini taglie, travel size, non so come definirle, di prodottini che avevo preso in America, bei ricordi, da Bath & Body Works, che è un negozio dove ci sono prodotti per il corpo, profumi, bagni schiuma, tutte queste cose qui, però con delle confezioni troppo troppo carine. Hanno quelle confezioncine di quel solvente per lavare le mani da portare in borsa, insomma, con tutte le profumazioni dell'universo. L'ho presa per la Giada al gusto cupcake. Che buono! Vabbè, avevo preso appunto questi prodottini, questo che è un bagno schiuma di questa linea Paris, che non mi ha fatto impazzire come profumo all'inizio non mi dispiaceva, poi a lungo andare non lo sopportavo più. E tra l'altro quando lo usavo sul viso mi bruciava parecchio. Questa invece è una crema corpo di questa linea qua, Twilight Woods. Questa invece ha una profumazione troppo troppo buona. Mamma mia, c'è ancora un pochino. È una lozione per il corpo con vitamina E, jojoba e Shea Butter, non so cosa vuol dire. Ha una profumazione floreale, ma sembra quasi che ci sia un retro di una profumazione maschile, non so come definirvelo. Però la cosa bellissima di questo è che persisteva da matti. Ne mettevi pochissima dopo la doccia e veramente ti durava un sacco di ore, veramente veramente strabuona. Infatti per questa mi dispiace che sia finita là, per il bagno schiumino no. Ha finito poi un pacco di questi, come si chiamano? Dischetti di cotone di questa marca qua, Isere, Ire, 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 Ire,
che si trovano, che tutti voi conoscete sicuramente, sono abbastanza famosi, si trovano alla Lidl. Sono 120, li ho pagati forse, no, non mi ricordo, non vorrei dire una stupidata. Sono 120, sono quelli cuciti ai lati e con una parte a nido d'ape e l'altra no. Allora, questi mi piacevano tantissimo comunque, non si sono mai non si sfaldavano mai, erano belli ed esistenti e tutto quanto. Ne ho preso un altro pacco alla Lidl adesso ultimamente, li stavo cominciando, ma devo dire che mi hanno un po' deluso. Sembra che sia una partita difettosa o che siano un po' più vecchi di questi, non lo so, perché quelli invece si sfaldano tutti. Cioè, sembra, hanno la stessa confezione identica con delle scritte che sembrano però leggermente diverse, non so come spiegarvelo. E sta di fatto che comunque quelli lì si sfaldano un pochino. Infatti io mi girano le scatole perché li ho ripresi apposta perché mi erano piaciuti e vabbè, adesso ce li ho e li finirò. Con questi qua mi sono trovata benissimo. Poi ho finito un paio di campioncini della Bottega Verde. Questo profumo qua, Eau de Magnolia. Ah no, ho detto l'altro, Magnolia Nera. Che è molto forte come profumo. Non è malvagio, però sembra, ha un retrogusto di un profumo un pochino da vecchia, però non è malvagio, insomma, non lo comprerei per me, ma non è malvagio. Poi ho finito sempre della Bottega Verde questa CC Cream, questo campioncino di CC Cream, correzione ideale, ma non so, non c'è una colorazione però. All in one anti-age, trattamento uniformante completo con estratto di viola e di riso SPF 20. Allora, devo dire che non mi ci sono trovata male, sembrava quasi più un fondotinta perché aveva una coprenza veramente allucinante questa CC cream. Non mi ci sono trovata male, non so se la comprerei perché sono quasi sicura che costerà una barbarità, non sono andata a indagare, ma conoscendo la Bottega Verde sono sicura che costerà una cifra. Però comunque devo dire che se vi va di provarla, se andate in negozio, provate a provarla perché comunque aveva veramente una consistenza molto buona, si stendeva facilmente, copriva veramente, veramente bene, quindi se avete qualche sconticino e vi va di provarla, potrebbe valerne la pena, insomma. Poi ho finito questo sapone liquido della Cleo, su cui avevo riposto un sacco di speranze, ma che mi ha un pochino deluso. Questo qua è sapone cremoso vaniglia e fiore di nocciola, quello con questo disegnino. Appunto, avevo riposto un sacco di speranze in questo saponcino, se non che mi ha un po' deluso perché l'ho trovato super mega annacquato. Il profumo quasi quasi non si sentiva, era super super annacquato e non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto neanche un po'. Voglio provare il bagnoschiuma di questa linea, sono curiosa. Poi ho finito un pacco di queste che non c'entrano niente con la bellezza, ma che vi straconsiglio. Sono delle salviettine che si trovano alla Lidl di questa marca qui, V5. Chi va alla Lidl la conosce di sicuro. Che sono dei pacchi di salviettine, umidificate, non so, mi ricordo quante ce ne sono dentro, ma ce ne sono dentro un bel numero, per pulire gli occhiali e sono veramente un portento. Ultimissima cosa, vi faccio vedere le Yankee Candle che ho terminato in questo periodo, che ho bruciacchiato. Ho ordinato su eBay due set da tre candele, da tre jar piccoline, da tre jar small. Una era la linea di Natale, c'erano tre jar di Natale, e l'altra era una linea con tre jar fruttate, perché a me i profumi fruttati piacciono tantissimo. Comunque ho finito questa, ve la metto qua così la vedete, Christmas Eve, spero che la vediate, che era rossa come colorazione. E boh, devo dire che in generale non mi ha fatto impazzire, non aveva una profumazione molto molto persistente, aveva una profumazione un po' mista speziata floreale, non so bene a cosa associarlo, quindi comunque non era neanche poi questo granché, non mi ha fatto impazzire, insomma. Poi ho finito un'altra jar appunto di questi set, che è questa, Sicilian Lemon. Cioè, in realtà non è che l'ho finita, l'ho dovuta buttare perché dopo che ho fatto bruciare metà jar, l'ho messa in qualunque punto della stanza, l'ho provata di tutti i colori, non si sentiva assolutamente niente. E mi è spiaciuto tanto perché annusandola così, senza accenderla, aveva un profumo veramente buonissimo. Non sembrava quel limone chimico, sembrava proprio
limone limone, cioè buono, veramente buono, però a un certo punto ho dovuto desistere, l'ho buttata perché non si sentiva niente. Non so, tanti dicono che ho sentito tanti pareri su internet che dicono che le jar in generale non profumano tantissimo, profumano molto di più le tarte, le tartine, e infatti mi sono ordinata su internet le tarte perché ero stufa, volevo provare tanti profumi nuovi e volevo soprattutto che si sentissero, e quindi appunto ho ordinato le tarte, le sto aspettando con ansia. Poi ne ho finita un'altra, però questa volta era un votivo, ed è questo qua, Summer Scoop. Questo invece devo dire che mi è piaciuto tanto, la sto bruciando ancora anche adesso l'ultimo pezzettino e si sente, questo sì, veramente si sente tanto. Meno male, perché ero stufa di continuare ad avere bidoni. Sa di gelato e frutti di bosco, ed è veramente una figata. A me piacciono un sacco i profumi, appunto vi ho detto fruttati, ma anche vanigliati, speziati. Non mi fanno impazzire quelli floreali, ma questi qua invece mi piacciono tantissimo, e questo sa proprio di gelato e frutti di bosco, ed è troppo troppo buono. Ok, fanciulle, spero che abbiate potuto godere lo stesso delle cosine che vi ho fatto vedere, anche se ho registrato col telefonino.